Ancora scintille sul caso Lombardelli, il sindaco Merola annuncia l'apertura di un'istruttoria sulla vicenda, ma avverte non ci sono illeciti, la questione è stata strumentalizzata da una parte politica. Ma Lega e Grillini vanno ancora al contrattacco, nessuna questione personale, vogliamo solo capire come sono andate le cose, ma il comune, dicono, fa ostruzionismo. 400 panettoni e pandori etichettati come artigianali in realtà provenivano da produzioni industriali ed erano in pessimo stato di conservazione, il risultato di un'operazione dei carabinieri del NAS che hanno anche sequestrato carni già scadute. Blitz anche della finanza contro prodotti senza le necessarie norme di sicurezza, sequestrati 683.000 pezzi di cui 44.000 giocattoli potenzialmente pericolosi o tossici per la salute. Ecco i nostri obiettivi di mercato, il presidente rossoblu Guaraldi fa il punto della situazione in vista della riapertura della campagna acquisti di gennaio, mentre la squadra si prende qualche giorno di vacanza, la società cerca rinforzi. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG Bologna. Torniamo a parlare in apertura di pass disabili che consentono l'accesso in auto alla ZTL. Infatti, dopo l'annunciata riduzione da 10 a 2 targhe da associare ad ogni contrassegno, botta e risposta tra la Consulta Disabili e l'assessore Andrea Colombo, che spiega: diminuiranno le targhe, ma si potrà cambiare auto volta per volta con un SMS, in particolare in questo servizio. L'annuncio di Palazzo da Curzio di ridurre ad una sola targa che un disabile può associare al proprio pass per l'accesso in centro, da 10 che erano, non va bene la consulta per il superamento dell'handicap del Comune di Bologna, viste le probabili lungaggini della macchina organizzativa nel registrare le targhe e soprattutto nel cambiare, se necessario, una targa con un'altra, la possibilità di associarne una sola si tramuterebbe in un disagio per i portatori di handicap. Lo manda a dire in una nota la presidente della consulta, Giovanna Guerriero, che l'altro ieri ha incontrato l'assessore alla mobilità del comune, Andrea Colombo, il direttore del settore mobilità, Cleto Carlini, e il direttore dell'AUSL, Francesco Ripa di Meana. Con due targhe restano gli abusi, fa capire l'assessore al traffico Andrea Colombo. La decisione, resa sempre più urgente dai risultati dell'indagine penale in corso da parte della Procura di Bologna, è stata presa solo nella giornata di oggi, dopo 3 ore di confronto con le associazioni dei disabili, cioè una sola targa per ciascun permesso H. Il fatto è che basterà un SMS per cambiarla. Per garantire la necessaria flessibilità, al disabile o la persona che lo assiste potrà cambiare in modo immediato la targa autorizzata tutte le volte in cui avrà necessità di servirsi di un accompagnatore diverso, spiega l'assessore. Basterà telefonare, inviare un SMS, un fax o una email. Voltiamo pagina. Dopo la diffusione dei dati sulla sicurezza, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, lancia un appello al ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ex commissario sotto le due torri. Oggi il primo cittadino ha definito preoccupante l'aumento dei reati predatori, furti e scippi, nonostante l'incremento della repressione proprio per questi reati da parte delle forze di polizia. Serve dunque per il primo cittadino un'adeguata riflessione sulle cause del fenomeno. Diversi fattori incidono, la crisi economica e l'aumento del numero di clandestini dal Nord Africa che hanno potuto infiltrarsi tra quelli onesti che sono alla ricerca di una prospettiva. C'è poi la famosa alta propensione alle denunce che fa salire i dati sulla criminalità. Merola annuncia che è imminente la sottoscrizione di un nuovo patto per la sicurezza. Infatti il ministro Cancellieri ha risposto nel tardo pomeriggio all'invito di Merola. Anna Maria Cancellieri fa sapere che verrà sottoscritto a breve il nuovo patto per la sicurezza tra Viminale e Comune di Bologna. L'ex commissario ha assicurato grande attenzione da parte del ministero in merito alla preoccupazione espressa dal sindaco Virginio Merola, e poi ha fatto un altro annuncio importante, cioè l'istituzione di una sezione della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, proprio a Bologna, che sarà operativa a breve. È stata appunto resa nota oggi nel corso della riunione del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduto dal ministro Anna Maria Cancellieri. Dunque novità in arrivo a Bologna proprio sul fronte della sicurezza. Staremo a vedere appunto che cosa succederà nelle prossime settimane. Cambiamo argomento, parliamo adesso ancora di un caso che ha fatto discutere in questi ultimi giorni, cioè il caso Lombardelli. Questa mattina a Palazzo da Curzio il sindaco Merola, sottolineando di avere avviato un'istruttoria sulla vicenda, ha però invitato a non ingigantire il caso. Non si tratta di illeciti, ha detto, è un caso personale che alcune forze politiche però hanno voluto strumentalizzare, in particolare in questo servizio.
Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha chiesto agli uffici comunali di avviare un'istruttoria per chiarire i contorni della vicenda che hanno portato alle dimissioni nei giorni scorsi di Marco Lombardelli, responsabile di gabinetto. Lo ha annunciato il primo cittadino rispondendo in question time a una domanda del consigliere comunale PDL Michele Facci. Merola ha anche invitato a non ingigantire il caso. Lombardelli ha agito in buona fede, non merita questo trattamento sulla stampa. Non stiamo parlando di episodi di casta o di corruzione, né di abusi riguardo la sua posizione, dice il sindaco, sottolineando che né lui né la Giunta sono titolari di alcuna competenza diretta nell'accertamento dei fatti. Nell'aula di Palazzo D'Accursio, però, Merola ha poi voluto replicare con tono deciso, reagendo per la prima volta agli attacchi degli ultimi giorni. Questo episodio va appurato, ma non mette il Comune in una situazione di scandalo come abbiamo conosciuto sui giornali in questi mesi. Non si tratta di illeciti o cose illegittime, ma di responsabilità personali. Merola è tornato sulla questione del titolo di studio di Lombardelli, un'abilitazione non equipollente a un diploma di scuola superiore, spiegando in risposta ad Antonio Amorosi, che aveva scoperchiato il caso, che non c'è nessun obbligo per quell'incarico di possedere una laurea. E ha aggiunto, rivolto ai banchi della Lega, che come i grillini ha portato la questione alla Corte dei Conti, guardate i vostri capi di gabinetto, la legge lo permette, è legittimo assumere non laureati in base all'articolo 90 del testo unico, come dimostra la prassi in uso nei comuni italiani. E Lombardelli non è mai stato inquadrato come dirigente. Insomma, per Merola, che si è diventato sui giornali un atto illegittimo, appartiene alla strumentalità di alcune forze politiche, così come l'accusa riportata ieri da Amorosi che Lombardelli avesse ordinato arredi da 30.000 euro per il proprio ufficio. Stiamo facendo di una persona che ha agito in buona fede una questione che travalica i termini della ragionevolezza e della discussione politica, concluse il sindaco. Ma l'opposizione non ci sta, non vogliamo colpire Lombardelli, ma capire come sono andate le cose, spiega in una conferenza stampa Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Sul caso Lombardelli il Comune fa ostruzionismo. Movimento 5 Stelle e Lega Nord, i due partiti che hanno presentato ricorso alla Corte dei Conti per la vicenda del responsabile di gabinetto inquadrato con un contratto non conforme al suo titolo di studio, attaccano l'amministrazione che ha respinto una domanda sulla vicenda da porre al Question Time. Ostruzionismo è stato fatto fin dall'inizio. Il sindaco comunque oggi è venuto in aula e cerca di ributtare la questione su un fatto personale verso Lombardelli e questo assolutamente non è nostra intenzione. L'ho ribadito già più di una volta, noi cerchiamo che a colpe dentro l'amministrazione, se delle colpe ci sono. Noi al Comune chiediamo che venga fatta chiarezza, chiediamo che vengano risposte le nostre domande, chiediamo che non ci sia una sorta di caccia al tesoro per capire effettivamente le cose come sono andate. Alle due consigliere rispondono Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale, Simona Lembi e Francesca Scarano. Il Question Time non è una relazione tra il Consiglio Comunale e la macchina amministrativa, ma è una relazione dove il Consiglio Comunale pone delle domande alla Giunta. Le consigliere hanno presentato e formulato domande in modo tale da essere considerate più interrogazioni su cui rispondono i dirigenti o accesso agli atti su cui rispondono i dirigenti. Ma Lega e Grillini promettono ancora battaglia per togliere ogni dubbio sulla vicenda. È molto strano che i dirigenti del Comune che si sono occupati dell'assunzione, di fare proprio il contratto di assunzione di Lombardelli, non abbiano informato il sindaco dell'impossibilità di utilizzare quel tipo di contratto. Mi sembra strano che il sindaco, visto che questa persona viene dal PD, non lo sapesse. Ci sta la buona fede, lui ha detto che non lo sapeva, però Lombardelli sicuramente era conscio di non avere il diploma di scuole superiori, per cui mi sembra anche ingiusto da parte di questa amministrazione cercare di far ricadere la colpa su di lui. Passiamo alla cronaca. Panettoni industriali venduti come artigianali, cotolette fatte con carne scaduta e giocattoli cinesi potenzialmente pericolosi. Quanto è stato sequestrato a Bologna in diversi controlli fatti in occasione delle festività natalizie dai carabinieri del NAS e dalla Guardia di Finanza. Sentiamo Federico Balletti. Etichetta e prezzo dicevano che erano panettoni e pandori artigianali, in realtà erano dolci di produzione industriale con un valore 4-5 volte più basso di quello indicato. È quanto hanno scoperto i carabinieri del NAS in due pasticcerie di Bologna, una in via Murri e l'altra a Castelmaggiore. La merce è stata sequestrata ed entrambi i negozianti sono stati denunciati per frode in commercio e multati, quello di Castelmaggiore, anche per le condizioni igienico-sanitarie critiche trovate nel negozio. Nella maxi operazione natalizia chiamata Jingle
Jingle Bells, i militari del NAS hanno trovato ben di peggio in un'industria di lavorazione carni di Castenaso, specializzata nella produzione di cotolette. Le carni e i preparati erano tutti scaduti, ma venivano utilizzati ugualmente. Qui il NAS ha sequestrato 250 kg di preparazioni gastronomiche e 750 kg di carne. E anche la Guardia di Finanza di Bologna ha fatto una serie di controlli nella campagna chiamata Prodotto Sicuro. Il bilancio è di circa 700.000 pezzi sequestrati, di cui 44.000 giocattoli potenzialmente pericolosi o tossici per la salute e 4.000 prodotti tessili con anomalie nelle etichettature. I controlli dei finanzieri hanno riguardato soprattutto importatori di nazionalità cinese fra Bologna e provincia. In particolare per i giocattoli, sottolinea la Finanza, è facile immaginare quali siano i rischi per la sicurezza e per la salute dei bambini in termini di tossicità dei materiali utilizzati, di distacco di piccole parti che li compongono e di carenza delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti. È quasi unanime il coro di proteste contro l'aumento delle tariffe per l'acqua, deciso ieri dall'Assemblea dei Sindaci della provincia. Le critiche arrivano dagli stessi settori della politica che sostengono nei diversi comuni i primi cittadini. Sentiamo. Una decisione antidemocratica e autoritaria, un vero golpe. Da gennaio i cittadini chiederanno conto dell'illegalità che si è consumata. È il giudizio sull'aumento delle bollette dell'acqua espresso dal Comitato Acqua Bene Comune, che ieri aveva cercato di impedire l'aumento delle tariffe, contestando anche con lancio di monetine l'Assemblea dei Sindaci che stava prendendo questa decisione. E di decisione grave parlano anche i Verdi di Bologna, che così come hanno manifestato contrarietà agli aumenti sia SEL che i comunisti italiani contro i rincari, si sono espressi, sia pure con sfumature diverse, anche l'Italia dei Valori e la CGIL, che però hanno condannato il lancio di monetine all'indirizzo della Presidente della provincia Draghetti, che presenziava l'Assemblea. Un gesto, dicono, che oscura le ragioni della protesta. Per il Partito Democratico invece si tratta di un balzello che colpisce le famiglie in un momento difficile e dunque si deve inserire una qualche gradualità nell'applicazione. Difende invece la scelta degli amministratori un altro democratico, il sindaco di Casalecchio Simone Gamberini, per il quale si tratta di una manovra inevitabile in quanto il costo del servizio idrico integrato, stanti le attuali leggi, pesa tutto sulla tariffa finale. Una notizia di cronaca, rocambolesco incidente questo pomeriggio in via Marzabotto. A scontrarsi sono stati un autobus, due furgoni e tre macchine, con un bilancio di 5 feriti, nessuno per fortuna in condizioni preoccupanti. La carambola è avvenuta all'incrocio con via Francesco Baracca, probabilmente per una mancata precedenza al bus, il 19 diretto verso via Saffi. Lo stesso incrocio poche settimane fa fu teatro di un incidente mortale che costò la vita a un vigile urbano. Oggi fermiamo per un attimo, torneremo insieme tra pochissimo. Nuovamente insieme dagli studi di ETG, prima di proseguire rivediamo gli argomenti principali di questa sera. Ancora scintille sul caso Lombardelli, il sindaco Merola annuncia l'apertura di un'istruttoria sulla vicenda ma avverte non ci sono illeciti, la questione è stata strumentalizzata da una parte politica. Ma Lega e Grillini vanno ancora al contrattacco, nessuna questione personale, vogliamo solo capire come sono andate le cose, ma il comune, dicono, fa ostruzionismo. 400 panettoni e pandori etichettati come artigianali in realtà provenivano da produzioni industriali ed erano in pessimo stato di conservazione, il risultato di un'operazione dei carabinieri del NAS che hanno anche sequestrato carni già scadute. Blitz anche della Finanza contro prodotti senza le necessarie norme di sicurezza, sequestrati 683.000 pezzi di cui 44.000 giocattoli potenzialmente pericolosi o tossici per la salute. Ecco i nostri obiettivi di mercato, il presidente Rossoblu Guaraldi fa il punto della situazione in vista della riapertura della campagna acquisti di gennaio, mentre la squadra si prende qualche giorno di vacanza, la società cerca rinforzi. Proseguiamo con il giornale, torna per il 17° anno consecutivo un Natale per chi è solo, il 25 dicembre a Bologna, al centro commerciale Via Larga, al quartiere San Vitale, si rinnova la festa dedicata a chi è solo e a chi vive in una situazione di disagio. Vediamo allora le interviste alla presidente del quartiere San Vitale, Milena Naldi, al consigliere comunale del PD, Maurizio Cevenini, al microfono di Giuseppe Pilloni. Un'iniziativa di solidarietà che vede anche le istituzioni, diciamo, protagoniste. Sì, il centro Leclerc è nel quartiere San Vitale, da 17 anni loro portano avanti questo pranzo di Natale per chi è solo. Un'iniziativa che non è solo un pranzo, accoglie dentro di sé, credo, gli elementi
di una comunità che si riaggrega. Ci saranno bambini, ci saranno ragazzi del Pratello che serviranno ai tavoli, ci saranno le persone che in questo momento si trovano sole, ma non solo finanziariamente, sole perché non hanno le relazioni, e quindi quel giorno potranno tutti insieme, con lo sforzo ma immenso sia delle istituzioni, va bene, ma quello lo diamo per scontato, ma dei volontari che serviranno, dell'associazione di Via Larga che offriranno il loro lavoro, e di un sacco di partner che sono coinvolte, e che la CAMS per esempio offrirà il cibo, e che fanno massa critica per quel giorno. Quel giorno non saranno soli chi parteciperà, e non sarà solo le persone che verranno a mangiare con noi. Il tema vero è tentare di non far rimanere da soli tutti gli altri giorni le persone in difficoltà, e sono veramente tante, tante in aumento. È una bella iniziativa, particolarmente importante, il 17° anno, quindi quando una cosa regge per tanto e cresce. Erano partiti da 120 ospiti, adesso sono 350. In questo anno difficile è bello e significativo. In Via Larga ci sarà questa iniziativa di volontariato, partecipano molte aziende, hanno dato l'adesione naturalmente le istituzioni, e credo che sia giusto essere là in questo momento, soprattutto non tanto per dar da mangiare un giorno, ma per creare le condizioni di socialità tra persone che sono sole. Parliamo adesso di calcio. Il campionato è fermo, la squadra rosso-blu è in vacanza per le festività natalizie, ma la società comunque è continuamente al lavoro per cercare appunto di rinforzare la squadra. A gennaio, come sappiamo, riaprirà il mercato. Oggi il presidente Guaraldi ha fatto il punto proprio su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di mercato del Bologna. Sentiamo. Sicuramente c'è un uomo per ogni reparto, mentre per il reparto difensivo un uomo serve, e perché no forse due, centrocampo serve. Il discorso davanti credo che vada ragionato approfonditamente, quello non è solo questione di un uomo, rinforzo, c'è un ragionamento più profondo che comunque faremo adesso col mister, che credo che abbia le idee belle chiare, che un po' ce l'ha già trasmesso, un po' le abbiamo parlate, ma il 29, il 28, il 29... dopo ci stiamo già muovendo secondo le indicazioni un po' del mister. Immagino che coinvolga acqua fresca questo discorso, anche se il cartellino di proprietà del Genoa, quindi la valutazione un po' più approfondita. Non è quello acqua fresca sì o acqua fresca no, il reparto, chiamiamolo offensivo, va rivisto secondo il mister, che dovrà dire come intenderà a giocare, cosa intenderà a fare, le sue strategie, cioè, mentre il reparto difensivo va rivisto sicuramente a prescindere, quello offensivo c'è un ragionamento più profondo che andremo a fare e vedremo. Farsi. Vi siete dati dei tempi, cioè nel senso alla ripresa già qualche cosa? Ma noi stiamo già lavorando come tutte le squadre, già dai giorni scorsi, dalle settimane scorse, e penso se alla ripresa della squadra vorremmo già avere inserito, perché oltre a rinforzare la squadra vorremmo anche rinforzare un po' il futuro del Bologna, quindi stiamo lavorando anche in questo senso. Bisognerà avere calciatori in prospettiva, che non siano pronti per questo campionato, ma che siano pronti per il prossimo, e quindi bisogna sempre avere calciatori pronti e calciatori di prospettiva. Tra idea non è stato comprato perché fosse pronto quest'anno, poi lo è, l'abbiamo usato, però forse è un calciatore che speriamo che sia pronto il prossimo e sia maturo. Cioè, se è arrivata un'offerta interessante, uno fra Mudingai o Perez, potrebbe partire? Ma devo ancora parlare con il mister e dobbiamo capirlo. Il mister mi sembra di capire che abbia detto che vuole tenere tutti e due, adesso vedremo cosa da farsi. Però ripeto, le scelte sul piano degli uomini, dei rinforzi, lui le fa, recepiamo le richieste del mister, che sia importante. Se riesce, noi ce l'abbiamo. Abbiamo Zanzi, l'ho detto anche ieri con i vostri colleghi del Carlino. Non ce l'ha il Milan, ce l'ha DS, cioè ce l'ha uno, c'è un uomo che fa tutto, la Juventus c'è Marotta che fa tutto, e l'Inter, allora il Bologna non può avere un uomo solo, poi dovrà essere aiutato questo uomo con degli osservatori, un responsabile di osservatori, un uomo, però la figura del DS io ritengo che noi l'abbiamo, poi può piacere o non piacere, a me piace, io credo che sia una persona competente, l'ho detto, lo ridico, che andrà aiutato, quindi se va rinforzato questo settore sportivo, bisogna prendere gli uomini che collaborino con il direttore. Ci fermiamo ancora per una breve pausa, ci vediamo tra pochissimo. Nuovamente insieme dagli studi di ETG, c'è solo il tempo per rivedere gli argomenti principali di questa sera.
Ancora scintille sul caso Lombardelli, il sindaco Merola annuncia l'apertura di un'istruttoria sulla vicenda, ma avverte non ci sono illeciti, la questione è stata strumentalizzata da una parte politica. Ma Lega e Grillini vanno ancora al contrattacco, nessuna questione personale, vogliamo solo capire come sono andate le cose, ma il comune, dicono, fa ostruzionismo. 400 panettoni e pandori etichettati come artigianali in realtà provenivano da produzioni industriali ed erano in pessimo stato di conservazione. È il risultato di un'operazione dei carabinieri del NAS che hanno anche sequestrato carni già scadute. Blitz anche della finanza contro prodotti senza le necessarie norme di sicurezza, sequestrati 683.000 pezzi di cui 44.000 giocattoli potenzialmente pericolosi o tossici per la salute. Infine il calcio, ecco i nostri obiettivi di mercato, il presidente rossoblu Guaraldi fa il punto della situazione in vista della riapertura della campagna acquisti di gennaio, mentre la squadra si prende qualche giorno di vacanza, la società cerca rinforzi. Ed è tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di ETV.